ragazze che mi chiedevano dove compro i Kinder Pengui, li trovo qua da Lidl e troviamo anche questi in Inghilterra, le Milk Slice. Anzi, ne prendo una e quelle finte della Lidl, 1,15 di Melbona. Tanto ce ne sono 4 dentro, così risparmio quei 70 centesimi. Ma quanto è figa questa! Bellissima! Not sure. Che cavolo è sta roba? Oddio! Abbiamo anche, che cos'è? La bandana della Lidl. Gli stivali da pioggia. 11,99. Quanto costano le scarpe? 9,99. Scarpe della Lidl. Ci sono anche le ciabatte. 4,99. Okay. C'è di più, ci sono anche i cappellini della Lidl, 4,99, neanche tanto cheap, cioè che sono doppia fantasia. E le ciabatte, altre scarpe fatte così e la camicia, dai, qua, ok. Ma buongiornissimo, lovely people! Oggi sono di buon umore, sono appena stata dalla Lidl. Ho fatto anche un girettino nelle aisles dove ci sono tutte le cosine strane, un po' particolari di casa. E però sono stata brava, non ho comprato niente di quelle cose. Però vi faccio una svuota alla spesa e ho iniziato oggi che è venerdì. Quindi siamo quasi alla fine della settimana. Una settimana che mi ha regalato tantissime emozioni positive, soprattutto a lavoro. E che dovete sapere appunto che c'è stata la performance review, dove gli altri tuoi colleghi ti descrivono, dicono la loro opinione su di te, e sentirmi dire tante belle parole, tanti belli aggettivi mi ha emozionato. Infatti mi sono anche commossa, perché per me il lavoro è importantissimo. E niente, quindi sono andata a prendere delle cosine che mi piacciono tanto, perché me le merito, e ve le faccio tra l'altro vedere. Sposto questa perché l'ho già lavata, l'ho lasciata lì, la griglia, e vi faccio uno svuoto alla spesa di Lidl. Tra l'altro, per chi fosse interessato, intanto controllo una cosa anche se sono ancora in pausa pranzo, per chi fosse interessato, questo è il volantino della Lidl e inizia la settimana del 4 luglio fino al 10 luglio, la settimana delle divise. Infatti, piccola curiosità, a breve uscirà comunque un nuovo video dove vi parlo delle peculiarità, delle particolarità della scuola. Fatemi sapere se vi piace e se mai pubblicherò altri video del genere. E sono un po' di cosine che voglio fare ultimamente. Anzi, io oltretutto mi scuso per la luce perché è molto scura, ma non voglio totalmente fare così. Vedete che cambio, sono tutta effetto Barbara d'Urso. Però appunto ci sono i miei vicini e vorrei anche evitare di far vedere proprio la qualunque. Vediamo così. Direi che va bene, dai, la luce c'è. E appunto vi stavo dicendo, c'è la settimana delle uniformi, abbiamo le uniformi, io le scarpe sinceramente, lo sapete, le compro da Clarks. Abbiamo i ciclisti a 2,99, peccato siano soltanto neri, io cercavo quelli per ginnastica per la Sophie. Abbiamo il materiale scolastico, non so se in Italia è già uscito tutto ciò che riconcerne la scuola. Qua per esempio c'è lo zaino di Frozen a 7,99, la sacca sportiva, questi li ho io, Sophie ne ha uno, della Sistema Lunch, sono fantastici, 4,99. Ho anche, no questo no, ci sono i colori, libri per fare matematica inglese. Poi cos'altro c'è? Di interessante ci sono i solari, che appunto a me piacciono particolarmente. Un sacco di vini, prosecco. C'è la settimana messicana! Che bello! Infatti avevo visto che stavano già preparando. Oddio, questi devono essere fantastici. In Mexican style snack box con jalapeno. Ci gusta, buono buono. Comunque, devo unboxare qua per mettere la roba in frigo. Ho comprato un po' di cosine un po' più particolari del solito, per quello ve le volevo far vedere.
e ho preso le lentil chips con salt and vinegar, sono patatine fatte ovviamente con lenticchie, lentil, e hanno 75 calorie per serve, per porzione, e mi piacciono tanto, mi piace anche un po' cambiare dal solito stile di patatine, insomma, quindi ho preso queste. Poi, vediamo, ho preso due di, vediamo se le riconoscete dal pack, due di sushi, perché è il mio guilty pleasure, ok? Quindi le ho volute prendere, e sono quelli, spicy surimi California rolls, e poi ho preso anche i teriyaki salmon rolls, cioè, ma guardate quanto sono belli comunque! Sono super colorati, mi piacciono tantissimo. E tra l'altro hanno anche questo, ha la salsa di soia in dotazione e la cipolla secca, insomma, sapete, dried onion. E questo invece ha una glassa che è una sweet chili sauce. Io ne metto pochina perché mi piace proprio il contrasto con la soia sauce, che per me è Kikkoman per eccellenza. Le altre soia sauce non ci siamo proprio, quindi questi due che ora metto in frigo. L'insalatona ho trovato in offerta a 79 centesimi, baby leaf, tra l'altro quella della Lidl è già lavata rispetto ad altre insalate. Poi ho preso questi per fare colazione, perché d'estate ho voglia di qualcosa di fresco, quindi ho voluto prendere questi milk and chocolate sandwich, che sono praticamente i Kinder Pinguì. Vediamo se riesco a mettere a fuoco per bene, ecco qua, Kinder Pinguì fake, costati 70 centesimi in meno dei Kinder Pinguì originali, e poi le milk slice, semplicemente perché non ho trovato quelle fake, e sono 3, 4, 5, un pack da 5. La Sophie non è tanto per queste cose, devo dire la verità. Poi ho preso questi giusto per averli per questo weekend, per una merendina alternativa. Ho preso due cupcakes della Nutella, che ho già provato tra l'altro, quindi se andate indietro di qualche vlog, se ve lo siete perso, li trovate lì che li apro. Ragazzi, sono buonissimi, ma sono proprio buoni buoni. E tra l'altro, a differenza degli altri muffin che vendono nei supermercati, questi non hanno quel sapore chimico, quel retrogusto proprio artificiale, sono sofficissimi e delicati, quindi ci piacciono anche quello lì. Poi ho preso, sono andata fondamentalmente per le bananine, perché la Sofia oggi me le ha chieste, cipolle, che hanno un prezzo imbattibile da Lidl, credo che queste costino 90 centesimi o 80 centesimi, cosa che da Tesco proprio scansate proprio. Poi ho preso i pomodorini, che ovviamente ho controllato la provenienza di tutto, perché sapete che sto facendo molta attenzione a dove compro le cose di provenienza, e ho preso i British Mini San Marzano Tomatoes, quindi quelli di San Marzano, però sono British. Ho preso i Padron Peppers, perché voglio fare la ricetta dei Padron Peppers, che poi vi faccio vedere. Non so se la conoscete tutti, ma qua vanno tantissimo UK, anche nelle tapas quando andate in qualche bar, ovviamente in qualche bar nel senso come cocktail and stuff like that, nelle tapas vi danno sempre nel menu anche i Padron Peppers da poter scegliere. Costicchiano anche, quindi li ho voluti prendere. E i Padron Peppers appunto sono questi qua verdi, hanno un sapore cucinati buonissimi. Le mele, perché la Sophie senza mele non vive, quindi ho preso queste, le Braeburn Apples, e in realtà le altre non le sono piaciute tanto, le altre, queste qui che avevo fatto vedere, non mi ricordo neanche dove le avevo comprate, queste qua, le Cherish New Zealand, no, sono state un epic fail, mi ha detto mami non me le prendere più, quindi Sophie non te le prendo più quelle lì. Poi ho preso le fragole, ho preso quelle più costose, per il semplice fatto che avevano una faccia un pochino più salutare, nel senso che le altre fragole erano tutte ammaccate, nere, quindi ho preso le Deluxe, che è la linea un pochino più posh, un pochino più expensive di Lidl, e quindi le ho prese. Poi ho preso due di queste, che spero aver pagato di meno da... Spero
Spero di aver pagato molto meno le albicocche, perché costavano 1,60 e hanno veramente una bella faccia, un bel aspetto, un bel colore. Ora io ovviamente le tolgo da... tolgo semplicemente la retina, le sciacquo, poi le metto lì e maturano insieme all'altra frutta e sono deliziose. Ho veramente super cravings per le albicocche in questo periodo, non faccio altro che mangiarle e delle volte faccio davvero... faccio un po' schifo perché mi metto davanti al divano, me ne lavo due, poi torno e ne lavo altre due, quindi devo stare attenta perché sono abbastanza zuccherine, però una tira l'altra. Ad altri è la ciliegia che una tira l'altra, invece a me l'albicocca. Poi ho preso questi che erano in offerta a 60 centesimi, i cipollotti, dovrebbero chiamarsi cipollotti, spring onions, così facciamo un po' di English lesson number one. Poi ho preso 6 mild cheddar sticks, i cheddar stick per la Sophie. È da un po' che non li compravo perché Sophie va un po' a periodi e ultimamente devo dire che non le andava tantissimo, tantissimo il cheddar e nemmeno gli yogurt, va a fasi insomma. E quindi ho aspettato un po', gli ho dato un po' di break e ora li ho ripresi per aggiungerli alla pack lunch. E poi questi che devo assolutamente mettere in frigorifero prima che mi si squagliano, ovvero i fake, non Bounty, i fake Mars, questi qua con la peanut, qua dentro hanno praticamente le noccioline fatte così e questa cremina di caramello, sono buonissimi, ma sono davvero buonissimi, sono tipo il mio, insieme al sushi, le patatine e il mio guilty pleasure, e li ho presi perché fa caldo, ci si squaglia. Comunque, una borsa andata, metto queste cose in frigorifero e vi faccio vedere quello che c'è dentro questa busta verde. Seconda busta, ho preso due di queste bleach, citrus bleach. Mi piace anche, diciamo, la fragranza che hanno, un pochino meno forte rispetto alla bleach, quella normale. Metto qua che non mi macchia, devo metterle in bagno. Poi ho preso i sacchetti della spazzatura che costano di meno. Io non so perché l'olio, i sacchetti della spazzatura e cose così sono andate alle stelle. Da Tesco io non posso più comprarli perché mi servono questi abbastanza heavy duty, forti, perché sennò mi si spacca tutto quello che c'è dentro. E quindi ho preso questi e poi questi, ma in realtà credo che ho fatto bene a comprare questi. Questi mi sa che devo utilizzarne due, sennò si spacca la spazzatura all'interno e si spacca tutto quando tolgo dal bin, non va bene, no bueno. E poi per terminare ho preso uno, dos y tres scatole di caffè americano, perché ne approfitto sempre appunto quando vado alla Lidl, cerco sempre di fare una bella scorta di caffè, così ne ho a volontà. E questo era tutto. Finalmente mi sono decisa e ho comprato questa ventosa da Amazon. Era una tra le più cheap, le più economiche. Posso dire che la ventosa del telefono è l'acquisto migliore che io abbia mai fatto, perché è fantastico. E ora posso vloggare semplicemente appiccicando il mio telefono alle finestre o a superfici lisce. Infatti ho scritto anche una review su Amazon dopo che ho acquistato questa ventosa. Ho scritto praticamente di stare attenti perché il telefono non si attacca ai muri, sia che siano lisci come questi, sia che siano grezzi come quello che abbiamo in salotto, perché non ha aggrappo, però si attacca perfettamente alle superfici lisce come può essere un vetro, uno specchio, un cabinet della cucina liscio, quindi tutto ciò che è liscio si appiccica. Tra l'altro, non so se vedete come sono bella colorata, bella sana oggi, mi dovevate vedere questa mattina prima di truccarmi che ero un mezzo mostro, ma è perché ho utilizzato un bronzer di Sephora, si chiama Sephora Bronzer Matte, è appunto un bronzer dal finish matte. E la colorazione, spero si possa vedere, è 2, la colorazione 2 Beach Bum Tan, che letteralmente vuol dire culetto abbronzato, mi ha fatto morire da ridere questa cosa. Ha uno specchio sporco adesso, però molto molto bello, si vede perfettamente, anzi, oddio, qua ho un po' di gel per le sopracciglia, ok? E la colorazione è spettacolare, ignorate le unghie perché devo farle. Sapete che ora le faccio in casa, quindi devo trovare un po' di tempo per sedermi invece di andare dal salone. E
ho fatto anche un ordine da Temu con i miei soldi. Ho comprato delle cosine che mi servivano e che semplicemente avevo trovato a minor prezzo sulla piattaforma. E ho comprato prima di tutto questo aggeggio, che oggi non vi posso far vedere, semmai vi metto la foto qua o qua. E ora un attimino ho scompigliato il mio bun, che vedete, bellissimo, la cipollotta al bun. E mi è venuto perfetto per la prima volta, ovvero tutto bello così, che si vedono le sfumature dei miei capelli. Adoro, adoro, adoro. E l'ho pagato pochissimo, 60 centesimi. È una specie di striscia rigida che serve appunto per fare queste tipologie di acconciature. Molto molto bella. In realtà ormai ho guidato perché sono andata alla Lidl e mi si è un po' sfatto. E poi sempre da Temu ho preso un altro prodotto beauty, e comunque hair care, che è la colla per capelli. La colla ovviamente fatta con la wax. E sono contenta di averla comprata, perché ho fatto una testa così a mia mamma, che mi diceva prendila, prendila, perché non fai altro che dirmelo ogni settimana, perché dicevo, sai che c'è, sia per me che per la Sophie vorrei una colla che andasse un attimino, vedete, non vedete nessun baby hair che fa, più di solito sono tutta frizzy così. E ho usato questa colla che è spettacolare, va spinta così, qua c'è il tubetto di colla. Poi semplicemente, ora devo anche andare a lavare i capelli, andate a assottigliare ogni tipologia di baby hair, così. E secondo me, per questa stagione, e vi giuro che i capelli rimangono super... questo finish. E quindi sì, sono molto contenta, mi piace tantissimo, quindi... ve lo lascio se anche qua sotto, se vi può interessare. Non ci guadagno niente perché questa non è una collaborazione. E sempre da Temu, vi dicevo che ho fatto un ordine per portare un gioco da tavola che piace tanto a Sophie, dai miei genitori, dai suoi nonni. Quindi ho voluto prendere questo, che l'ho pagato davvero una cavolata. È il finto, sapete quel gioco con tutti i bastoncini che vanno messi di così e poi vanno spinti per fargli, diciamo, per farli traballare e far perdere l'avversario quando cascano? E mi piaceva il fatto che fossero tutti colorati, quindi ho preso questo, così ci divertiamo, la Sofia è un amante di quello, porto anche uno. Ho preso altre due cosine da mettere nel sacchetto regalo per le due maestre di Sofia, per la maestra e l'assistente, assistant teacher, e ho preso... questo, che è un girasole, ora un attimino è arrivato così, però è un girasole fatto in tessuto così, bellissimo, cioè secondo me sarà veramente un pensiero carino, perché i fiori veri alla fine appassiscono, quindi questo sarà qualcosa di carino che possono anche mettere nel loro ufficio magari, pensavo. E ho preso, per non farli uguale, un girasole e un tulipano. In realtà, giusto per farvelo sapere, ci sono... ah, c'è anche il sacchetto! Carini, ci sono i sacchettini da metterli dentro, come se fossero dei... così. Così. Come se fosse un fiore di un fiorista. C'è anche per il... eccolo qua. Secondo me è carina. E questo qua è appunto il tulipano rosa, fatto in tessuto. Quindi abbiamo il tulipano e il girasole. E ovviamente nel sacchettino farò questi due fiorellini e in più metterò della cioccolata calda, perché non so appunto se a entrambi piace il caffè o no, quindi vado sul sicuro con la cioccolata calda, un pacco di Lindor a testa, i classici, quelli rossi che piacciono a tutti, e poi una candela con scritto grazie, ed è una candela di John Lewis, che in realtà ho già preso, anche se mancano 3 settimane alla fine della scuola, però io sono fatta così, quindi li ho già presi, mi piace essere organizzata. In realtà ho già preso anche tutti i regalini delle mie persone speciali che devo vedere in Italia, delle mie personcine che amo. Ho già preso tutti i pensierini perché io sono fatta così. E infatti, sempre per le teachers, abbiamo preso anche questi. L'ha scelto la Sofia. Sofia ha scelto Most Amazing Teacher. Che carino.
E ha scelto anche questo per l'assistentrice, perché secondo me, anche secondo Sophie, è molto intelligente quella bambina. Ha scritto thanks for all your help, grazie per tutto il tuo aiuto. E la Sophie infatti mi ha detto, mamma, non voglio prendere quello con la scritta assistentice, perché anche lei è una maestra. Infatti è vero, non capisco perché devono fare queste distinzioni sulle cartoline per ringraziare. Ah, poi ho preso un'altra cosa utilissima che mi serve, la pompetta, che queste arrivano anche a costare 3-4 pound in alcuni negozi qua, e sinceramente per quello che è e per quello che ne devo fare non è che mi va di sprecare tantissimi soldi, l'ho pagata 60 centesimi. Le candele in questione sono due, sono di John Lewis, ovviamente insieme alle altre cosine, fatte così, di rosa e vaniglia. E no, non c'è scritto grazie, mi ricordavo male. Sono fatti così all'interno, sono proprio super pulite, infatti voglio tenerle così. Con questo che possono appunto mettere così. I like it. E poi sono di John Lewis, quindi vado sul sicuro. Comunque sì, il resto ve lo farò vedere poi, perché sennò ho un bel po' di cose. Anzi, devo fare anche provare a Sophie un vestito che le ho preso in saldo. C'erano i saldi da Ticket Max e ho preso questo vestitino di questo marchio che si chiama Casely, così vediamo se si vede, e l'ho pagato 12 pound compreso di borsetta. Tra l'altro mi piaceva tantissimo perché è fatto proprio bene, leggerissimo, con questi dettagli. L'unica cosa glielo devo far provare, poi ha anche i fiocchettini qua e la borsa in coordinato. How cute! E quindi questo era tutto il, più o meno tutto lo shopping, perché avrei altre cose da farvi vedere, ma secondo me, cioè, viene un po' troppo lunga la faccenda. E ora ritorno a lavorare, anzi prima mangio, poi ritorno a lavorare e ci aggiorniamo questo weekend, ragazze. Non so in che stato sarò, ma spero un po' più easy e un po' più slow, perché appunto questa è la mia vita durante la settimana. Faccio tutto di corsa e dedico appunto tutto il tempo davanti al computer, a lavoro ovviamente come tanti di noi, quindi ci vediamo questa settimana, fine settimana. Later. Com'è il ghiacciolo, Sophie? Part one. Sì. I should say part one because they are parts. Facci vedere il tuo ghiacciolo. Sophie, fammi vedere il tuo ghiacciolo. Fammi vedere. Fammi vedere. Oh, quanti colori. Relax. Relax. Ci siamo letteralmente fissate con questo cartone animato, Revolting Rhymes, che è su... part two. Cos'è, amore? It's pop. Ah, ok. Ed è bellissimo. E ovviamente parla delle storie delle favole, e quello sì, è il lupo. Però in maniera rivisitata e molto interessante. Stasera voglio cucinare per me, ovviamente, i Padron Peppers, che è una ricetta spagnola buonissima. Mia mamma la faceva tantissimo d'estate, quando ero in Italia, ed è veramente semplice. Vado a lavare tutti questi Padron Peppers, che sono 150 grammi, sono fatti così, e li vado a sciacquare qua dentro. Tra l'altro questo l'ho preso da Timo ed è super facile per lavare la verdura, la frutta, anche il riso. Laviamo molto molto bene. Piccole interruzioni, la Sophie stava entrando per chiedermi delle cose. Allora, ho lavato i miei Padron Peppers, sono belli puliti, belli scintillanti, e li ho asciugati. Mi raccomando, passaggio fondamentale, asciugarli con un panno asciutto e pulito, perché volete evitare che l'olio salti in padella. A questo punto vado a spennellare una bella quantità di olio d'oliva nella mia padella, in questo modo, così. Scusatemi, anzi vi faccio vedere meglio, perché così vedete soltanto la mia mano. Ecco, forse così è un po' meglio. E così
un bel po' di olietto, lo so che sembra tanto, ma i Padron Pepper sono una cosa zozzona. E ora aspetto che si scaldi leggermente e poi andiamo a buttare questa meraviglia di Padron Peppers che non vedo l'ora di papparmi. Alla Sofia ovviamente non piacciono perché sono una cosa un po' particolare, insomma. A noi adulti piacciono di più queste cose qua e ho già l'acquolina in gola. Oh my god! Sto aspettando perché vanno cotti 3-4 minuti per lato, o se volete essere sicuri devono essere, vedete, così, che fanno questa specie di, come si dice, pellicolina, come posso definirla questa pellicolina fatta così? Però li lascio un attimino, alzo anche un po' il fuego, visto che siamo in tema spagnolo. Sì, esatto, così, però devono diventare un pochino più marroncini. Così sono ancora troppo crudi e pallidi. E poi quando saranno pronti, ovviamente li vado a girare perché sennò si bruciano se stanno sempre dal solito lato. Li andrò a girare frequentemente. Scusatemi, non so cosa stavo riprendendo. Sto cercando di fare tutto con una mano. Non è molto easy guardare il Padron Pepper e guardare voi, ecco appunto. Ah, scusatemi perché ho il piano cottura sporco, ma sapete com'è, ci cucino e oggi lavoravo e ho appena finito letteralmente di lavorare. Ho messo anche l'acqua lì a bollire perché la Sophie mi ha richiesto espressamente della pasta. Ah, eccoli qua che stanno scoppiettando. Forza, forza. Ovviamente state attenti ragazzi che l'olio non sia troppo caldo. E poi ho preparato questo piattino fatto così perché mi sa tanto di estate, di tapas, e andrò a mettere questi con una spolverata di sale a piacere. Io utilizzo il sale rosa dell'Himalaya perché mi piace di più a piacere, ovviamente. E ora aspettiamo che siano pronti e girate, mi raccomando. Ragazze, sono pronti perché hanno fatto quelle pellicoline e sono abbastanza bruciacchiati. Prendo il mio piattino e ora li metto semplicemente qua dentro. Questa è una ricettina anche buonissima per aperitivi in terrazza, adesso che c'è la bella stagione, se chiamate degli amici a mangiare, a stuzzicare qualcosa. Vi dirò che qua in Inghilterra, che bello amore, qua vanno tantissimo, bellissimo. Wow. E ora una bella spolverata di sale rosa dell'Himalaya, ma voi potete utilizzare il sale che più vi piace. Così. Perfetti. Sono la fine del mondo. Provare per credere. Momento assaggio. Buonissimo. Buonissime. E si mangia tutto tranne che ovviamente il gambo. Buonissime. Vado in cucina perché voglio farmi la camomilla, sì, questa qua. E voglio metterci anche un po' di manuka honey. Questo l'ho preso in una specie di erbosteria, chiamiamola così, Holland & Barrett qua in Inghilterra. E costicchia, devo dire la verità, è un honey che viene dalla Nuova Zelanda, il Manuka, e ha veramente tantissime proprietà benefiche, tra le quali, scusate, mi sono stanchissima, tra le quali quelle di elevare appunto le difese immunitarie. Veramente, se voi andate su internet e digitate Manuka Honey, vi si apre un mondo e costa molto di più di altre tipologie di mieli che si possono trovare al supermercato. Ovviamente sono un po' più ricercati. È fatto così, ha un colore nemmeno troppo intenso, perché in realtà ci sono altri tipi di miele che sono molto più intensi. È fatto così e ha un sapore molto piacevole, vi dirò. Prendo anche una bustina di camomilla con la melatonina, che anche questa è molto buona, devo dire. E poi mi ero messa un attimino a far sfogliare il
catalogo di Lidl, e appunto perché mi interessavano alcune cose, soprattutto per la Sophie, tra cui i leggings grigi, che più che altro li indossa per ginnastica e faccio sempre molta fatica a trovare dei leggings grigi. E avrei voluto aspettare, magari, forse aspetterò Primark quando arriveranno. L'avevo sfogliato anche stamattina insieme a voi, ma poi non avevo visto che, andiamo a vedere, vabbè, tutte le cose per i picnic, ecco, non avevo visto questa cosa questa mattina, cioè sì, questa mattina, ovvero che hanno fatto la pizza jalapeño con gli jalapeño sopra. Non l'avevo proprio vista. Questi li avevo visti, appunto, mi sembra che ve l'avevo fatti vedere. E poi ci sono queste patatine, scusate, patatine tortilla rosso, fatte così al formaggio. E poi sì, tutte cose appunto del Latin America, come le tequeños. Cosa sono le tequeños? Deditos de queso. Ah, ok, sono fatte con il formaggio. Poi abbiamo qua le empanadas, un po' di cosa, il pao de queijo, che avevo già sentito questo qua, Brazil style, chocolate truffle, Caribbean, perché ovviamente qua in Inghilterra c'è anche una grande popolazione di persone del Caribbean. No, non mi ispira niente, per la verità. Consiglio per la casa, questo è quello che io ho, il Breville, 19,99, l'ho comprato anch'io. C'è la macchina del caffè che mi interesserebbe anche, però non so come fa il caffè, questa della Silver Crust. Voi l'avete di questo brand? Se sì, fatemelo sapere, perché io prima di comprare le cose mi devo informare se funzionano o meno, magari facciamo un upgrade della mia macchina del caffè. Quindi sì, niente, volevo farvelo vedere perché l'avevo vista prima la pizza con quei toppings, e ve lo volevo far vedere. E niente, quindi ora mi faccio la mia bella camomilla.